Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Batman Arkham Knight. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Mi ha piazzato qui sul tetto. C'è gente che parla lì sotto. Andiamo. Oppela. Ah, possiamo abbattere da panico. K.O. Oppela. Getta fumogeno. Contrattacco. Di nuovo contrattacco. Getta fumogeno. E spacchiamo dei culi. Mamma mia. Ok. Sì, ci dà il contrattacco, ma... Mamma mia, che stiamo a fa. Aia. Sì, il contrattacco in teoria, vedete, quando quello ha i fulmini sulla testa possiamo... Aspetta, schiva. Non ho fatto in tempo neanche a fare la schivata, va bene. Salve. Mamma mia, che cattiveria sto Batman. Ti aspettavi di trovarmi, Batman. Temo di doverti dare una delusione. Da un'occhiata alla camera. Voglio che pregusti la paura che sta per arrivare. Ascolta, pazzoide. Noi ora usciamo di qui, piano piano. Niente colpi di testa o le salta il cervello. Intrigante, ma solo uno di noi uscirà da questa cella. No! 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 Gran bella cosa le immunità naturali. Che cosa ci fai qui? Perché Crane ti ha rinchiuso? Non saluti? Dimmi. E se per caso non volessi? Darò fuoco a ogni pianta di Gotham. C'è stata una riunione. Che riunione? Erano tutti là. Pinguino, Due Facce, Enigma. Anche la povera Harley. Lo spaventapasseri aveva un piano. Ti avremmo fatto fuori tutti insieme e Gotham sarebbe stata nostra. Sul mio cadavere. Credo che l'idea fosse quella. Gli ho detto che non ero interessata a patetici giochi da umano e quando mi sono svegliata ero rinchiusa in quella stanza. Sfortunatamente per lui sono immune alla sua lurida tossina. La natura vince sempre. Ci hanno preso il picciolo. Non imparerà mai? Vabbè, che dobbiamo fare? Va bene, tra l'altro avevo anche il DLC di Harley Quinn che... Ah, ok. Tieni premuto. E... Azioni gadget, L2 R2 spara, L2 rampino. L1 esce dal controllo remoto, R1 cambia visuale. Cannone da 60 mm operativo. Ok. Antisommossa attivata. Sì, ci può piacere. Allora, L2 tieni in premuto. Ho avvistato
altri 6 carri senza pilota in arrivo attraverso Chinatown. Sì. Saranno lì a momenti. Spostamento laterale. Ok, quindi ci prepariamo. R1 e R2. Va bene. Cazzutissima. Eccoli. Tocci sua. Aspetti. No, facciamo così che ci spostiamo. Attenzione. Ok, qui non c'è più nessuno. Ci sguisciamo di lato. Là. Andato, occhio. Scusi, facciamo così. Almeno ci evitiamo. Attenzione. Merda. Ci vuole un po' di tempo per la ricarica. Beh, tanto così a gratis, eh. Ok, più che altro perché dobbiamo muoverci un po' destra sinistra per evitare. Parcheggiamo qui. Ok, pronti. Dobbiamo andare. Il campione degli eufemismi è tornato. Sì, ci piace anche la Batmobile. Anche se l'unico dubbio è... Devo sapere da dove arrivano quei blindati. Ho individuato elicotteri da trasporto diretti verso la città. E ne arrivano altri. Attivare la diagnostica armi della Batmobile. Ora si va in guerra. Perfetto. Un'aria cazzuta e cattiva. Dicevo, l'unico dubbio, meglio... Il fatto che, come ben sapete, io non è che mi ricordi benissimo i tasti. Quindi qua secondo me ci saranno dei... Sistema generale dell'arma in modalità combattimento. Va bene. Esegui la diagnosi del sistema. Va bene, un'altra cosa che mi aveva detto era di controllare anche il profilo di... Ce l'abbiamo qui sotto. Aspettate, schippo gli altri perché poi ci vediamo con calma. Vero nome, Pamela, ok. Verdi, rosso. Caso di un incidente di laboratorio, la botanica Pamela Isley si trasformò in un ibrido umano-vegetale con clorofilla nelle vene al posto del sangue. Sviluppò un tocco tossico e un irresistibile appeal grazie ai feromoni. Il suo particolarissimo ecoterrorismo spesso la porta in conflitto con Batman, dotato di una volontà tale da essere immune ai suoi poteri di seduzione. Recentemente catturata da Nightwing, era detenuta a Bloodhaven finché Harley Quinn non l'ha liberata con una violenta incursione. Può dirigere la crescita dei vegetali, geni vegetali mescolati al suo DNA, emana feromoni naturali, ok, la pelle. Sì, questi pian piano ce li vedremo comunque, magari non tutti insieme, se no giustamente magari vi rompete i maroni che stiamo leggendo tutte queste cose, però ogni tanto ci leggiamo qualcosa. Scusi, eh. Ok. Distruggi bersagli nemici, evita il fuoco arrivando a caricare l'energia del... completa più uno. Va bene. Inizia sfida. Pronti. Test diagnostico dei sistemi di energia dell'arma attivato. Fase 1. Distruggere i bersagli per caricare l'energia dell'arma e attivare batteria di missili. Distruggi bersagli. Ok, mi metto quindi in modalità panico. Ma ancora. Ok. Un po' per ricaricare, ma va bene. Un'altra lì. Batteria di missili livello 1 pronta. Perfetto. Batteria missili livello 1. Ok. Fase diagnostica completata. Fase 2. Caricare a livello 2 batteria di missili. Distruggere fino a 4 bersagli insieme. E ci piace. Presumo che la debba caricare sempre facendo questo, no? Carica batteria di missili fino a livello 2, sì. Penso che debba comunque distruggerli in questo modo. Come vedete, poi una volta distrutti questi bersagli si carica la barra dei razzoni. Sì, un po'... Ok. Continuiamo a distruggere questi.
Sì, ci vuole una vita sostanzialmente per caricarla fino a quel livello, però spero ne valga la pena. Batteria di missili livello 2 è pronta. Ah, devo premere 4 volte questo, va bene, quindi facciamo. Fase diagnostica completata. Ci piace. Fase 3. Se si subiscono danni, l'energia dell'arma si scarica. Caricare a livello 2 batteria di missili e distruggere 4 bersagli attivi per completare il test. Aspetta un momento che. Ma se tipo mi sposto va bene uguale. Occhio. Aspetta, moment. Ehi, dagliela. No, proviamo a farci colpire per vedere. Ok, come si riazzera praticamente tutta quanta la barra. Non è che ce ne toglie un pochino, quindi dobbiamo assolutamente evitarla, altrimenti dobbiamo ripartire ogni volta da zero. Ok. Attenzione. Aia. Senti alle razzate. Cerchiamo di schipparle. Livello 2 è pronta. Pronti? Test diagnostico completato. Perfetto. Aia. Simulazione completata. Scheda della potenza, ok, completato, continuiamo. Batman, vedo un mezzo di trasporto che scarica altri blindati ai Panessa Studio. Aspetta, guarda, upgrade mi ha dato. Elenco mosse, allora 2540 punti per il prossimo upgrade. Al momento ne abbiamo uno, un upgrade da mettere per la cosa della Wintech e Batmobile. Armi Batmobile, tuta di Batman, ma ad esempio ci spinge la tuta di Batman al limite migliorando resistenza, agilità e mobilità della tua corazza, oppure i gadget, tecnologia gadget, oppure qui lotta che ci ha evidenziato, scatena nuovi e temibili KO oltre a tecniche avanzate che ti garantiranno il dominio sull'avversario in combattimento. Oddio, questo forse è quello che utilizzeremo di più, quindi non lo so, selezioniamo e andiamo a vedere. Partendo da questo albero delle abilità, al momento un punto solo abbiamo, quindi posso sbloccare o questo o quest'altro. Quindi sfera l'attacco successivo con il giusto tempismo per raddoppiare il danno inferto. Per eseguire questa tecnica sfera un attacco nel momento esatto in cui il precedente va a segno, oppure usa, ci fa vedere anche, mamma mia, cattivissimo, usa questo attacco dopo un super stordimento per infliggere danni aggiuntivi agli avversari e scagliarli sui nemici in zona. Sì, non è male, però dobbiamo stordirli prima. Ma se invece mi tengo i punti e li vediamo per le altre, forse è meglio così, perché un unico punticino me lo terrei. Ho avvisato la polizia di ritirarsi dalle strade. Ci sto andando adesso. Distruggi la squadra di blindati, verità, droni che occupano Panessa Studios. Abbiamo numerosi blindati ostili schierati in città. Gotham è sotto attacco. Voglio che tutti rientrino al commissariato. Ok, non so se sarà facilissimo guidare sta Batmobile. Ci pensa Batman. È il nostro Batman. Pronto. Aspetta, mi allontano un attimo perché ci dobbiamo mettere in modalità battaglia, quindi. Ah, aspettate, comunque almeno 4 ce li togliamo. Occhio, aia. Ma questa serve a qualcosa o è giusto solo per. Ok, no, livello 1 non ci piace, ancora poco. Occhio. Anche se poi se li distruggiamo tutti così non è che ci serva più di tanto, però almeno un livello un po' di più per. Ok. E possono riprendere le pattuglie. Blindati sistemati. Grazie a Dio. Speriamo che siano gli ultimi. Non contarci. Prepara una cella di isolamento nella prigione della polizia. Sto arrivando con Ivy. Va bene.
Premi per i requisiti sblocco. Come da sua richiesta, ho preparato una serie di simulazioni diagnostiche per testare le varie funzioni della tuta e della Batmobile. Scelga il programma che fa al caso suo e il Batcomputer fornirà un indicatore di navigazione. In realtà queste sfide RA sono presenti anche nel menu principale, quindi volendo possiamo farle anche direttamente da lì, senza andarci ad impelagare adesso. Vabbè, adesso continuiamo la storia, magari le vediamo in un'altra occasione queste sfide. Va bene, proseguo con la Batmobile. Dove mi devo insinuare? Vabbè che possiamo distruggere... Occhio. Ma che via, che sto guidando con estrema sportiveggianza. Felice. Pronti. Di averti qui, Batman. Portala ai piani inferiori, zona di isolamento. Ti derapo dentro il garage, va bene uguale. Occhio. Diavolo. Stai calmo, sono Batman. Cos'è quello? Starai scherzando. Credevo fossimo sotto attacco. Novità nell'analisi. È il nostro pipistrello preferito, anzi il nostro piccione preferito. Passa alla torre dell'orologio quando puoi e ti mostro cosa ho scoperto finora. Dove hai imparato a guidare? Lascia fare, scusa, la sportiveggianza. Spaventapasseri ti schiaccerà, Batman. Sul serio? Perché ti dai pena per questi sacchi di carne? Disordini? Siamo in stato di guerra e non abbiamo né gli uomini né l'equipaggiamento. Bene, guarda chi c'è. Ivy, una preoccupazione in meno. La cella di isolamento è pronta. Bene, vedo che ne fai buon uso. Oh, bene, un'altra cella. Ma forse sì, non so. Ci devi dire qualcosa? Queste pareti non mi tratterranno a lungo, ma se l'idea ti rassicura, ti concederò questa fantasia per ora. Vabbè, nient'altro. Non puoi rinchiudermi qui come un umano. Va bene. Riunione? Ma il lavoro inizia ora. C'è un Batman così. Siamo qui per salvare vite, a cioè, partire da quelle dei vostri colleghi agenti. Tra qui al... questi che si organizzano, c'è uno vestito in questo modo. Sul tetto, è un gruppetto di trova l'intruso. Vabbè. Famo che. Posso prendere qualcosa anch'io? Non è il solito genere di armi della feccia di Gotham. No? Non è neanche il solito genere di feccia. Puoi dirlo forte. Ci sono volute 4 persone per ficcarlo in cella e con un braccio rotto. A malapena, il segnale va e viene. Sì, Questo cellulare farlocchi, se c'avevi antenne come ce l'ho io, vedi in testa. Mettiti il cappellino di questi, vedi come prendi. Stai bene. Andiamo, va. Ma si esce da qua, scusate. C'è una coca? Una cochina, signorina. Vabbè. Deposito prove, ok. Vabbè, ma tipo una... impedisce lo spaventapassi, ok. Vabbè, dobbiamo andare presumo direttamente all'uscita, quindi siamo totalmente dalla parte opposta, perché le porte sono quelle altre, va bene. Aspetta. Ho già mandato degli uomini. Io vado. Vaffanculo. Ma ce l'ha con me, scusa. I burocrati. Siamo rimasti soli. Possiamo cavarcela, Jim. Guarda. La situazione? Abbiamo incidenti in ogni punto della città. È meglio che ti allarghi sta fondina che se... Tiene. Va bene, vediamo. Un coccolone. Prima cosa. Abbiamo perso i vigili del fuoco della stazione 17. Ok. Abbiamo le ultime coordinate, ma non sopravviveranno a lungo se lasciati soli. Poi c'è questo. Un caso strano.
ritrovano un corpo. Non c'è stato tempo di indagare prima dell'evacuazione, ma la scientifica sembrava sconvolta. Roba brutta. Ci sono anche stati avvistamenti dell'enigmista intorno allo scalo ferroviario. Conoscendo il tipo, sicuramente trama qualcosa. Nient'altro? So che hai da fare, ma qualunque aiuto tu possa dare salverà delle vite. Niente paura. Ho chi cerca lo spaventapasseri. Vedrò che posso fare. Ottimo. Ho mandato degli uomini a Gotham Sud e Ovest. Li raggiungerò quando avrò finito qui. Va bene. E troveremo quel figlio di puttana. Anche la cravatta messa in quel modo è una finezza. Cioè, fa proprio... Si vede la pazza, giovane. Cioè, non è che sfiducia. Sei ingrassato, sei ottimista con questa cosa. Va bene, comunque, seleziona missioni. Usa la schermata di selezione missioni per scegliere il tuo prossimo obiettivo a Gotham. Quando un nuovo supercriminale o una missione vengono localizzati, verranno automaticamente aggiunti a questa schermata. Se vuoi tornare a dare la caccia allo spaventapasseri, seleziona questa icona. Ok, quindi questa è l'icona principale dello spaventapasseri, oppure abbiamo questa a 310 metri, che è quella dell'enigmista. Enigmi risolti 0 di 243, bene. Questo è un chilometro e 100, quindi mi sa che... forse andremo dall'enigmista, sì. Facciamo così, dai. La selezioniamo. Io penso all'enigmista. Non l'ho mai visto così da buona fortuna. Aspetta, guardiamo anche la biografia, già chi ci siamo. Ma non di questo, chi è questo? Scusate. La biografia dell'enigmista, non di quest'uomo qui. Aspettate, dov'è l'enigmista? Dovrebbe essere questo qui, sì. Vero nome Eddie Nashton. Va bene, andiamo a vedere direttamente questo. Affetto da un bisogno di attenzione ossessivo compulsivo, Edward Nigma è determinato a dimostrarsi il più astuto dei criminali di Gotham City, creando una complessa rete di indizi e enigmi attorno ai suoi crimini. Batman si è dimostrato un degno avversario in grado di sventare i suoi piani più complessi. Ora Nigma è pronto a sacrificare vite umane per pur di batterlo. Dopo l'umiliazione subita sull'isola di Arkham e quella ad Arkham City, Nigma è pronto a tutto pur di ridurre il Cavaliere Oscuro in ginocchio davanti alla sua mente superiore. Va bene, per gli altri ovviamente è geniale, va bene. Gli altri li vedremo pian piano, gli altri giovanotti. Ma è questa l'uscita, sì? Ma... Già, poveraccio. Scusate, fatemi controllare. No, ok, stiamo andando bene. Non riuscirà a darsi pace quando scoprirà cosa ha fatto in quella tavola calda. Perderà di cos'è? Sicuro il distintivo. Ah, oh, pensavo. Bravo poliziotto, ce la mette tutta. Non merita questo. Ha mangiato lo stufato. Non si fa, non si fa. La tavola calda non si mangia mai lo stufato. Va bene, Damo, se vai. Ehi, qua... Batman, dimmi. Lo spaventapasseri ti è sfuggito? Mi hai rotto il polso senza motivo. No? Ha dei progetti per te, Batman. Per te e tutti i tuoi amici. Stanotte distruggeremo finalmente Batman. Addirittura. È entusiasta, però. Comunque, vabbè, il doppiaggio è ottimo, dai. Sì, vabbè, arrivederci. Ma che è successo? Agente. Ancora quell'auto corrermi addosso, Batman. Sembra sì. Un animale paralizzato dai fari. Ho salvato la vita, che vuoi di più? Va bene. Ma l'hanno davvero potenziato. I mezzi aerei l'hanno visto diventare un... Vabbè, ho visto che stava da vedere la macchina, giovane. Arretrate addirittura. E che c'ha? Rogna, ma che è? Sono l'uomo picciono, ma non trasporto malattie al momento. So, hai detto bene, leva. Oh! Mi sembra un problema. Immaginavo che avrebbe detto qualcosa del genere. Mi dia un attimo e li attiverò subito il post bruciatore. Sì, aspetta. Per essere rimasto. Vuole ringraziarmi, signor Wayne? Cerchi solo di non schiantarsi fuori strada. Troppo tardi. Ok, Lucius Fox, vabbè, ci guardiamo sta biografia e poi ci salutiamo, dai. Lucius Fox, presidente della Wayne Enterprise, attuale CEO e presidente della Wayne Enterprise, è un affarista corteggiato da tutto il mondo della finanza e uno dei più stretti alleati di Bruce Wayne. Fox è un astuto ed esperto uomo d'affari, imprenditore e investitore. Oltre a gestire le Wayne Enterprise e la fondazione Wayne, Fox si occupa anche con orgoglio dell'ideazione di armi, gadget, veicoli e corazze per l'alter ego di Bruce Wayne, Batman. I suoi più recenti contributi all'arsenale del Cavaliere Oscuro comprendono la nuova Batmobile e un'intera dotazione di gadget nuovi e migliorati. Va bene, sì, ogni tanto ci leggiamo almeno.
Va bene. Allora ragazzi, come detto, io direi a questo punto di salutarci qui con questo episodio di Batman. Non vorrei fargli troppo... Mamma mia, panico. Attenzione, aspetta, facciamo andare la polizia. Che cazzo è successo? Ah, non lo so. Vabbè, dai ragazzi, allora ci vediamo con il prossimo episodio di Batman. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. E se potete, condividete anche i video sui vostri social. Dai, ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, parcheggiamo qui in modo abusivo. Saluto a tutti da quel taleale.